Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti sul canale di P. Santana. Oggi signori ci proviamo la demo di Lies of P, attesissimo Souls-like sviluppato da NeoWiz Games, che ha come particolarità il fatto che la sua lore è stata scritta ispirandosi al romanzo di Carlo Collodi, Pinocchio. L'uscita era prevista per agosto, purtroppo è stata posticipata al 19 settembre se non sbaglio, ma gli sviluppatori ci hanno voluto regalare questa demo per placare la nostra impazienza, che per quanto mi riguarda è altissima, è una delle uscite del 2023 che sto aspettando più in gloria, quindi non vedo l'ora, finalmente riesco a metterci le mani sopra. Purtroppo in questo fine settimana ho avuto mille impegni e non sono riuscito, quindi bando alle ciance e proviamolo. Ah, il caricamento è bugia in corso. In onore del grande scrittore Carlo Collodi. Speriamo che non si rivolti nella tomba, eh. Can you hear me? Chi è la fata turchina? Geppetto's puppet. We need your help. Ah, cominciamo già? Eccolo qui, il nostro P, il nostro bugiardello. Allora, signori, ad un primo sguardo, il colpo d'occhio è molto bello. Le illuminazioni sono fatte bene, l'ambiente è molto caratteristico, ben definito e ricco di dettagli. E soprattutto è fluidissimo. Considerate che io ho impostato tutto al massimo e sto giocando con un PC che monta una RTX 3060 Ti, quindi i presupposti sono ottimi. I see they got Gemini too. But we have to hurry. Chi è Gemini? My name is Sophia. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening. Gemini, please escort him to the hotel. Lampada di Monad. Non aver paura anche se ti perdi nella nebbia, ci sarà il grillo a guidarti. Ok, il grillo parlante si chiama Monad. Non abbiamo capito chi sia questo Gemini e credo che questa Sofia sia la fata turchina, credo. Ok, devo trovare qualcosa che possa aiutarmi. I schizzi di sangue in ogni dove. Esamina. Le strade non sono sicure. Armati con una delle armi over there. Ok, scegliamo l'arma. Seleziona uno stile di combattimento. Via del grillo, equilibrio. Via del bastardo, destrezza. E via dello spazzino, forza. Quindi immagino che questo sia, vabbè, questo è equilibrato. Questo credo che sia una build, una base per una build veloce, e questo per una build da tank. E signori, io generalmente prediligo l'equilibrio o la destrezza, ma voglio uscire un attimo dalla mia zona di comfort, quindi usiamo la via dello spazzino. Guarda là che spadone.
Morti ovunque. Lì c'è un poliziotto, un carabiniere, un gendarme. Oh, l'ambientazione è bella, eh. Mi scusi? Devo andare all'Hotel Krat. Come si fa? Ah, lui mi picchia? Wehey! Stai buono! Eccone un altro. Non ti provare, sa? Non ho fatto niente, sono innocente. Ok, va bene, quindi attacco veloce, attacco lento ma forte e attacco caricato. Va bene. Chiarissimo. Ruota dentata. Allora, apparentemente non si può saltare. Permesso? Lì c'è qualcuno, però non mi dà l'opzione per entrare qui dentro. Qui ci sono altre guardie. Questo che è? Cella a impulso. Usa una cella a impulso per recuperare punti vita. Esiste un numero massimo di utilizzi delle celle a impulso. Quando lo raggiungi, la cella si scarica. Se attacchi nemici mentre la cella a impulso è scarica, questa si caricherà gradualmente. Ok, quindi le celle a impulso sono tipo le fiaschette Estus, diciamo. E apparentemente, se le finiamo, possiamo recuperarle. Ora basta, eh. Sto parlando. Dicevo, quindi, quando le finiamo, possiamo recuperarle attaccando i nemici. Premi il pulsante. No, perché mi dà la scossa? Sarà chiusa dall'altra parte? Andiamo qua. Ti occorre la chiave d'ingresso e non ho letto. Qui non si va. Allora, lampada di Monad illumina la zona intorno al personaggio. E così? Ma io ci vedevo lo stesso, eh? No, ti spari, non vale. Non ti azzardare, biondo. Maggiordomo. E quest'altro. Ciao, caro. Salutami a tua sorella. Qui dentro? Te, ti nascondi, eh? T'ho visto, sa? Usa braccio a legione? Cosa vuol dire? Ah, braccio sinistro d'acciaio. Ah, però c'è una barra di utilizzo, quindi non si può utilizzare all'infinito. La dobbiamo ricaricare in qualche modo. Questo che fa? Attacco fatale posteriore da dietro un nemico più RB. Caro? Backstab. Usa cintura. Attiva lo slot della cintura superiore. Attiva lo slot della cintura inferiore. Questo l'avevo già capito. Usa l'oggetto della cintura selezionato. Equipaggia gli oggetti, i gesti alla cintura per utilizzarli.
Tieni premuto per attivare il borsello. Equipaggio agli oggetti, gesti al borsello. Ok, allora. Borsello. È questo. E invece questa è la cintura. Questa è la luce. E questo che è? È un gesto? Oh, che fa? Mi ha riempito questa barra qui a destra, che però non ho capito a che serve. Allora, proviamo a usare questo braccio a impulso, com'era? Ah, è un attacco, un semplice attacco speciale, diciamo speciale. Appunto del passeggero. Se trovate questo biglietto, uscite dalla stazione e scappate. È quello che cerchiamo di fare. Non entrate nella sala d'attesa per nessun motivo. Lì dentro c'è un enorme burattino che uccide la gente. Aspetta, però c'è un'altra pagina. Ho chiuso la porta a chiave, ma non so se funzionerà. Almeno dovrebbe impedire alle persone di entrare a loro piacimento. Morirò presto, quindi voglio aiutarvi anche se non è molto. Per favore, sopravvivi chiunque tu sia. Grazie caro, ci proverò. B più L corri. È quello enorme? M'ha detto. Corri. Ah, ok, c'è il salto. C'è anche l'attacco in salto? No. No, assolutamente no. Questo dorme? Maledetti! Guardali, mi hanno fatto un agguato. Eccoli va, i gemelli. Ci avete provato, eh? Così si para, ok. Lì si va giù e ho paura che lì si vada da quello grosso enorme. Frammento di Ergo Fioco. Ora poi l'inventario lo andremo a vedere, eh. Cercheremo di capire a cosa servono gli oggetti. Dispositivo di blocco. In tutta Krat ci sono porte e scale bloccate da dispositivi. Puoi sbloccare queste porte o scendere le scale per creare delle scorciatoie. Ok, quindi questa è la porta che era chiusa dall'altra parte. Sì, infatti. Quello è proprio l'ingresso della stazione. Mio Dio, quanto è grosso quello. Mamma mia. Che truculenza. Ma guardalo, continua a picchiare cadaveri. Smettila. No. Ma perché mi sono avvicinato silenziosamente? No. Porca vacca. Ferma lavori. No. La devo selezionare, giusto? Gli ho fatto un parry? Ma questo mi spezza le ginocchia, mi spezza. Che gli ho fatto? Attacco fatale? Perché non me lo fa? Ah, va bene, dai. Pensavo peggio. Si può equipaggiare tramite menu. Equipaggiamento. Armi. Non ne abbiamo altre. Amuleti, niente. Parti da difesa. Strutture di base. Tasso di riduzione dei danni fisici aumenta. Bene.
convertitore, cartuccia e rivestimento. Nient'altro. Vediamo che possiamo equipaggiare qui. Consumabile. Un catalizzatore realizzato per integrare le abilità dei burattini. Che cazzo vuol dire? La ruota di un ingranaggio che si vede comunemente a Kratos può lanciare per attirare l'attenzione dei nemici. Una bomba alla termite. Questa è bella. Questa mi piace. Frammento di Ergo, una pietra dai poteri misteriosi presente a Krat. Il burattino Geppetto può assorbire l'ergo e trasformarlo in energia. Ok, questa diciamo che sono punti abilità sotto forma di consumabile, come le rune di Elden Ring più o meno. Un'altra ruota dentata, bene. Ok, quindi quello grosso enorme ci ha dato la chiave, quindi ora possiamo aprire il portone. Andiamo. Mamma mia, che sberle che ci ha dato quello grosso. Apri P, spingi P. Mamma mia, che desolazione. Allora, le ambientazioni sono bellissime. Veramente, veramente belle. A livello tecnico non è proprio spaccamascella, ma per quanto riguarda l'ispirazione artistica è bello bello, hanno fatto un bel lavoro. Allora, ripara lo Stargazer. What is the Stargazer? Stargazer. Usa lo Stargazer per ripristinare del tutto i tuoi punti vita e l'energia e per caricare le tue celle a impulso. Tornerai in vita in questo punto quando muori. Ricorda che anche i nemici tornano in vita, non solo il tuo personaggio. Ok, sono i falò. O i punti di grazia, se vogliamo. I luoghi di grazia. Usiamolo, vai. This is called a Stargazer. A marvelous device the stalkers used in the past. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come. Ok, ok, capito. Quindi qui si può livellare. Però a quanto pare gli Stargazer si consumano, quindi non lo possiamo fare in continuazione. Allora, sì, punti vita assolutamente, vigore che ci dà, difesa sempre, capacità, legione e il peso trasportabile, forza motrice, attacco fisico 109 più 17 ci aumenta di 3, tecnica, braccio a legione aumenta e sviluppo, sempre la difesa. Vieni, ascolta, facciamo per ora la forza motrice e la vitalità. Usa deposito. Ah, ok, quindi possiamo mettere nel deposito degli oggetti. Quindi sono trasportabili fino a un certo numero. Oh, ma qui c'è un signore. Oh. Un altro.
Cazzo, avevo finito la stamina. Ehi, Fido. Stai buono, eh? Frammento di ergo fioco. E Zapin! Vieni, vieni. No, c'è un altro. Cazzo fai, eh? Oh! Mamma mia, quanto è lento con quest'arma. L'eco di Krat. Ok, quindi c'è una sorta di ribellione dei burattini che si chiama... Oh, guarda quanti ce n'è! Oh! Quanti siete, eh? Fa culo! Dicevo, c'è una sorta di ribellione dei burattini che si chiama frenesia dei burattini, quindi praticamente sono fuori controllo. E la nota fa anche cenno ad un qualche tipo di morbo, ora non mi ricordo come si chiama. Morbo pietrificatore, forse? Ciao capo. Bada boom! Ehi, Alvaro, ci hai provato, eh? Ok. Qui è chiuso. Allora, ci sta dando un sacco di queste ruote dentate. Proviamole. Ah vabbè, fa dei danni proprio miseri miseri. Di qua che c'è? Di qua è chiuso. Eh sì. Quando si possono aprire si vede il pulsante rosso. Qui era dall'altra parte. E te? Uè, pistolero! Stanno salendo. Di là. Vieni, vieni, vieni. Sbadaboom. Via, vieni via. Vedi, tu ti reggi neanche in piedi, barcolli. Smettila. Conserva un po' di dignità, dico io. Frammento di ergo fioco. Qui si torna indietro e sulla scalinata non c'è niente. Proseguiamo. Mamma mia, ha fatto prendere un colpo. Comunque signori, è ispiratissimo a Bloodborne, ma questo lo sapevamo già. Però io ci vedo anche qualcosa di Steel Rising. Gli automi sono proprio in stile steampunk, quindi c'è una similitudine. Chi è che parla? Il telefono? Dear citizens of Krat, the recent puppet frenzy is believed to be just a momentary glitch. Sicuro. There is no cause for alarm. Whatever you may hear, the city is safe to traverse. We repeat, do not be alarmed, citizens of Krat.
We are effectively handling the situation with the cooperation of the workshop and the alchemist. Certo, la state gestendo con successo. Bravissimi. Guarda là che macello. Arti della favola? Usa le arti della favola della lama. In posizione di guardia usa le arti della favola dell'impugnatura. Le armi hanno lame e impugnature distinte, ognuna con la propria arte della favola. Le arti della favola utilizzano gli slot favola e ciascuna utilizza un numero diverso di slot. Carica gli slot favola attaccando nemici con un'arma. Va bene. Proviamo questo attacco della favola. Oddio, questo è grosso. Mamma mia. Oh. Via via. T'ho stonato, eh. Ok, quindi un attacco speciale. E per ora abbiamo provato solo quello dell'arma. Ora poi voglio provare quello dell'impugnatura, che sicuramente sarà difensivo, immagino, anche perché si attiva dalla posizione di guardia. Sì sì, ora ci andiamo. Ma tipo, qui un cisarto? No, va bene. Andiamo. Venga, caro. Ciao. Smerigliatrice. La durata dell'arma? Ah, ecco cos'è quella barra a destra. Stai a vedere, eh? Ok, praticamente è come se l'arma perdesse l'affilatura. No, non ti provare, Alvaro. Sì. Ottendo la persa alla testa. Sbadaboom. Lì c'è un dogo. E qui c'è un altro. Ah ok, i cagnoloni non si possono backstabbare. Ma qui siamo sicuri che non c'è nulla? Ah, ecco, vedi? Arriva il cagnolone. Cosa vai? Ora quello dove è andato? Eccolo. Ok, qui si fa il giro. Sì, 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 qui c'era quello senza testa e il pistolero, va bene. Proseguiamo. Aspetta un attimo, io sono arrivato da qui? No. Strumento per riparazioni urgenti di Venigni? Ripristina istantaneamente la durevolezza dell'arma. Ok, quindi invece di usare la smerigliatrice per quei 4-5 secondi, possiamo usare quel consumabile che ce la ripristina in toto subito.
Maledetto traditore alle spalle. Doggo? Catalizzatore di favola, ruota dentata. Allora, fermi tutti. Ruota dentata lo sappiamo. Carica della favola, ok, questo ci ricarica l'energia necessaria per eseguire gli attacchi speciali. Tutto chiaro. Di qua o di là? Di qua? Allora, questa è una scorciatoia. E se non sbaglio ci dovrebbe portare vicino allo Stargazer. Che è laggiù, se non sbaglio. Sì, ok. Quasi quasi. Quasi, prima di proseguire. A powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. Burattino da sfilata? Cosa vuol dire burattino da sfilata? Scusate. Allora, noi la parte sottostante qui l'abbiamo già fatta. Chi è quello? Perché non me lo mira quello? Non è ostile, eh? No! Guardia perfetta. Esegui guardia a destra prima di... Boh, non ho letto. Oh! No, questo mi sa che è da addestramento. Ok. Ma lei? Hello there. Mercante, ok. Grazie, caro. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Out here alone? You could use some help. Here's a festival gift. Va bene, cosa c'hai di buono? Cellula da lancio. Una batteria di grande potenza che può essere lanciata. Infligge danni da assalto elettrico. Va bene, uno la compro. E questo? Abrasivo dell'assalto elettrico. Impregna temporaneamente l'arma con un assalto elettrico. Bello questo. Va bene, questo ci riproviamo. Sciabola del burattino. Stocco invernale. Ok, queste sono le armi che potevamo scegliere all'inizio. Noi proseguiamo su questa linea qui. Ecco a voi il burattino da sfilata. La forza di portare 6 uomini sulle spalle. Ecco, perfetto. Questo è il burattino da sfilata che dovremo affrontare, a quanto pare. Quindi presumo sarà un boss. E sarà qui dentro. Ci scommetto. Allora facciamo così. Andiamoci a recuperare le fiaschette Estus, diciamo. Che non ho ancora memorizzato come si chiamano qui. E poi andiamo ad affrontare il presunto boss. E guarda, aumento anche di livello visto che posso.
difesa. Così, e poi direi anche un altro po' di vitalità, vai. Allora, guardiamo un po' gli oggetti che abbiamo preso. Questa la si leva, che tanto serve a poco. Questo. E qui ci mettiamo l'altra smerigliatrice qui. Allora, mi sono perso. Stargazer. Ah già, ma qui ora ci sono tutti. Merda. Era qui? Sì, perfetto. Salve cari, non badate a me. Io me ne vado per la mia via, voi per la vostra. Arrivederci e grazie. Sarà qui? Sì, parte anche il filmato. O no? Che inquietudine. Cos'è? Porca puttana. O no? O no, ho paura. Questo. Aia. Via, 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 via. Allora, aspettate un attimo perché... Sbadabung, non gli ho fatto un cazzo. Questo sì. Fammi curare. Aia. Mamma mia. Madonna ragazzi. Cosa vuol dire quando diventa rosso? Oh, mi fai curare almeno? No, non conosco il moveset. Cazzo. Cazzo, non lo becco. Oh, ora basta, hai rotto i coglioni, eh. Madonna che botta. Poi l'abbiamo distrutto. Va bene, dai, non era questa grande difficoltà questo boss. Ergo del protagonista della sfilata, quarzo. Esiste uno speciale tipo di qualcosa. Allora, aspetta, vediamo un po'. Ah, va bene, ci dà 5.000 di ergo, che sono le anime, diciamo, o le rune, che dir si voglia. Parte di attivazione dell'abilità dell'organo P. Un minuscolo frammento di ergo colorato attiva un'abilità speciale quando viene equipaggiato con l'organo P. L'officina fa uso di questa gemma per far emergere le diverse abilità dei burattini. Dove la si introduce questa gemma qua? No, non lo so. Va bene, dai, proseguiamo. Dov'era? Di qua o di là? Non mi ricordo. No, di là, noi ci veniamo da qua.
parla? Non puoi entrare, energia esaurita? Catalizzatore di favola, un altro. Frammento di ergo fioco. E non ci sono altre strade. Va bene. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. E allora come faccio a entrare? Scusa, eh. So you'll have to lie to get inside. Dovremmo mentire? Va bene. Noi mentiremo. Ecco. Questa meccanica delle bugie mi incuriosisce. Perché a quanto pare in alcune situazioni di gioco possiamo decidere se mentire o dire la verità. E mi piacerebbe vedere come e su cosa questa meccanica va ad influire. Cosa ho raccattato? Materiale potenziamento lama? Ok. Queste sono come le pietre da forgiatura in Elden Ring. Perfetto, ci servono per potenziare le armi. Welcome to the Sanctuary of the Grand Covenant. Prove your identity. Va bene? Who are you? Sono P. Burattino umano. Allora, lei ci ha detto di mentire, però io voglio vedere cosa succede. Puppets are a constant source of trouble. The hotel forbids all outside puppets. Please leave the premises. Ah, semplicemente non ci fa entrare. Welcome to the Sanctuary of the Grand. Who are you? Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Ma veramente, l'ho appena fatto. Welcome to Hotel Crot. I tuoi meccanismi stanno reagendo. Ok, quindi le bugie in qualche maniera influiscono anche sul nostro status. Ma in che maniera? Hotel Krat. Bella l'ambientazione, signori. È veramente bellissima. Quindi finisce così la demo? Mi sa di sì, eh. No? C'ha la farfalla. Quindi chi è? La fata turchina questa? I'm so happy to see you. Anch'io. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. Sì, è quella che ci parlava all'inizio, quindi è la fata turchina questa. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. Geppetto, il mio babbo. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans, and that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one.
orologio da taschino delle fasi lunari. Un orologio da taschino non ho letto. Un orologio da taschino ricevuto da Sofia. Il potere all'interno dell'orologio riporta l'utilizzatore all'ultimo Stargazer visitato o allo Stargazer dell'hotel. Esso riporta indietro il tempo a quando il ragazzo era in perfette condizioni. Questo invece? Extrema Ratio. L'utilizzo provoca la morte istantanea del tuo personaggio? Non ho capito. Va bene, allora immagino che dovremo andare in questo viale Elisio, ci ha detto? Stargazer dell'hotel, questo non ci fa livellare però. Allora, lì c'è un signore. Salve, simpatico signore. Welcome to Hotel Crot. Polendina? My name is Polendina, butler to Lady Antonia. Signora Antonia? Please let me know how I may be of service. At Hotel Crot, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Crot. How may I be of service? Acquista. Cosa c'hai? Carica della favola, carica della legione. Un materiale di riempimento polimerico che attiva l'abilità particolare di un braccio a legione. Ah, ok, questo ci ricarica il potere del braccio sinistro, diciamo. Quella barra che vedete in basso a sinistra. Va bene. Grazie, Polendina. Allora, qui c'è un sacco di posti da guardare. Qui è chiuso. Oh, signori, guardate davvero che spettacolo. Le ambientazioni sono veramente realizzate meravigliosamente. Qui c'è una signorina. Salve, signorina. Ho sentito di te da Geppetto, ma per vederti in persona. Wow. Di la verità, sono bello, eh? Geppetto ha lasciato con me. È per me? O cos'è? Il rampino di Batman. Filo del burattino. Braccio a legione. Il braccio a legione è un equipaggiamento speciale che si utilizza sul braccio sinistro. Ogni braccio a legione possiede abilità di combattimento uniche. Può essere modificato in mille modi. Le modifiche si possono effettuare usando la macchina di creazione Venigni. Che dove sta questa macchina da creazione? Altro da dire lei? The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. Sì, è bravissimo, babbo. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. Ciao, Eugenie. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. Ok, lei ci sistema le armi. Vediamo un po'. Want me to look at something? Sì, ma detto così suona sconcio. Lama dello spadone del destino. Pietra lunare del novilunio ce l'abbiamo, quindi direi di aumentarne i parametri. Ok. Ora ne servono due pietre, sì, è tutto chiaro. Altra impugnatura? Porta a Eugenie la manovella per farle atterrare le impugnature delle armi. Le proprietà di ciascuna impugnatura si potenziano a seconda delle statistiche base del tuo personaggio. Ehm...
Va bene, ok. Non abbiamo le manovelle, quindi ci attacchiamo. Qui ho organizzato tutto secondo le regole, per cui non toccare niente, Eugenie. Va bene, noi non tocchiamo niente. I know my way around a weapon. No, questa roba l'abbiamo capita. Niente, ciao cara, ciao. Stammi bene, eh? Oe, chi c'è qua? Usa braccio a legione? Ah, ok, ora tira questo filo, quindi è più veloce e ha una gittata più lunga, va bene. Quindi, con Eugenie ci abbiamo parlato. Non mi ricordo se con lui si poteva solo mercanteggiare o parlare. Oh, grande patto. The Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law. All puppets must obey their creator's commands. Second law. A puppet may not harm humans. L'abbiamo visto. Third law. A puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law. A puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Niente. Allora, però, sotto le varie voci c'è un simbolino celeste, quindi non vorrei che ci dicesse qualcosa che non sappiamo. Stargazer. Stargazer is a survival device used by the stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. Ok. Stalkers installed stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. Sì, che praticamente vanno trovati e attivati. If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The stalkers captured a puppet to use for training. Sì, l'abbiamo visto. Don't be like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. No. Arrivederci. Va bene. Andiamo a dare un'occhiata a quest'altra ala. Cosa c'è qui? Guida ai luoghi di Krat di Venigni 1. Ok, un po' di lore sull'albergo che ha signora, non l'avevo vista, mi perdoni. E dicevo che credo che questo albergo farà un po' da hub principale, credo. Ne ha proprio tutte le caratteristiche. Un po' come la tavola rotonda di Elden Ring. Parliamo con la signora. Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. I am Antonia, and this is my hotel. Ok, la signora Antonia è questa. Grazie, signora. I knew from the moment we met the Giorgio Petto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard and he never came back. Lo sappiamo, dobbiamo andare a cercarlo. If he doesn't turn up soon,
We'll have to make a new coffin. No, non dire così, eh. È il mio babbo, stai attenta. Oh, it comes. No, cavolo, ho saltato una linea di dialogo. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself out there. Memoria di qualcuno? Sfoggia gli abiti? Allora. Completo. Accessorio? Niente. Abito? L'uniforme di un collegio sofisticato e rispettabile. Questi vestiti sono già stati indossati in precedenza. Fai vedere? Non lo so, forse mi piace più questo. E a quanto pare non ci dà nessun tipo di bonus. No, no, allora mi tengo questo, guarda. Grazie signora, ma mi tengo quello lì, eh. Allora, vediamo un po'. No idea so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. What are you curious about? Menzogne. Vediamo un po' se ci dice come funzionano le menzogne. That means you can lie. Eh sì, questo è chiaro. Non mi volevi far entrare? Your lies are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. Ok, Geppetto, il mio babbo. An old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Vecchio marpione, babbo. You're always welcome here at the hotel. Va bene. If you have any questions, ask my butler, Polandina. Va bene, allora. Quindi potrebbe esserci qualche nuova linea di dialogo da Polandina? To Hotel Krat. Assolutamente no. Va bene, credo che l'unica con cui non abbiamo parlato approfonditamente è Sofia. Gemini. I think he's in shock. Ma chi è Gemini? Gemini is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. No, signori, non ho capito se questo Gemini è il grillo parlante o qualcun altro, perché comunque questo... O qualcun altro, perché il grillo parlante ci ha detto un altro nome prima. Ah, grazie. Ah, bisogna venire da lei ora per aumentare di livello. Non più allo Stargazer. Vieni, forza motrice, devastante. Va bene così. Va bene. Allora, signori, facciamo un salto al piano di sopra, allora. Qui è chiuso. Ok, è chiusa a chiave. Presumo che le altre porte si sbloccheranno poi andando avanti con la storia. Di solito nel lab principale è così. Anche questa.
E allora manca solo questa porta qui. C'è nulla a giro? No. Ma guardate che spettacolo, signori. Ah, ok, ingresso di Viale Elisio. E qui dov'è Babbo? Dov'è Babbo Geppetto? Oh. Hey, let's be more careful. Wait. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Ah, va bene, quindi parleremo con Gemini. E scopriremo chi è questo Gemini. Ma chi è questa confraternita dei conigli neri, ha detto? Ripara lo Stargazer. Ok, signori, quindi... abbiamo sbloccato una nuova zona. Ah, parla con Gemini, guarda. You are. Finally someone is talking to me. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Ok. Tuttora allo Stargazer non possiamo aumentare di livello, quindi ogni volta dobbiamo tornare all'hotel. Dicevo, signori, abbiamo sbloccato una nuova zona, che è quella dove dovremo trovare, presumibilmente salvare, Geppetto. Ma tra ninnole e nannole, questa demo sta durando veramente tanto, quindi io direi di fermarci qui con questa prima parte e proseguire con una ulteriore puntata, che chissà se sarà quella finale. Quindi io vi do appuntamento al prossimo episodio qui sulla demo di Lies of P. Mi raccomando, lasciate like e condividete, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Un saluto da P. Santana. Ciao a tutti!